Allora, onestamente non so neanche da dove iniziare, anche perché era da qualche anno che non mi capitava di parlare dopo un avvicendamento, sono parecchi anni. Allora, partendo dalla fine, ieri ero a casa con la mia famiglia circa verso le 12.30, mi chiama la società e mi comunica l'avvicendamento. Tant'è vero che ho detto: guardi, che è un po' di tempo che non mi succede sto fatto, non so neanche come funziona, cioè ti mandano un telegramma, cioè non sono pratico di queste cose. E no, mi ha detto: ci sarà un comunicato ufficiale dove lei sarà esonerato dalla società, ma c'è bisogno che io venga giù, che firmi qualcosa di qua di là. No, perché divento ufficiale, quindi non c'è, anche dal punto di vista burocratico, non occorre che lei scenda giù a Palermo. Io personalmente invece ho ritenuto giusto e doveroso oggi essere qui. Sono sceso apposta per parlare con voi e tramite voi per parlare con tutti. E pensavo di poter fare questa conferenza, pensavo di poterla fare nella mia prima casa, che è stata il campo di Bocca di Falco. Avrei voluto andare a ringraziare la squadra e salutarli e fare poi la conferenza stampa. Questo non è stato possibile perché so che la squadra è già partita per Roma. E quindi la faccio qui oggi dalla mia seconda casa, che è l'hotel ad Aura. Io avevo tre case a Palermo: una era Bocca di Falco, una era questa, l'altra era lo stadio Barbera. Altre case non ne avevo. Niente, io sono qui soprattutto a ringraziare la gente di Palermo che mi ha rispettato. Io li ho rispettati, loro mi hanno rispettato, e questo per me è importante, va al di là dei punti in classifica, va al di là di tutto. E mi hanno rispettato perché penso di avere dato tutto me stesso, di averli messi al servizio di questi colori. Voglio ringraziare la squadra, dal primo all'ultimo giocatore, sia quelli dell'anno scorso e quelli di quest'anno. Voglio ringraziare tutti i miei collaboratori che hanno lavorato con professionalità. E quando parlo dei miei collaboratori voglio mettere anche i massaggiatori, i magazzinieri, tutti coloro che hanno lavorato nell'ombra, e vi giuro che l'hanno fatto sempre con grandissima professionalità e proprio spirito di servizio. Questo gli rendo onore. Magari poi in campo ci andiamo noi, io e i giocatori, ma loro si sono prodigati anima e corpo. E niente, purtroppo è finita come ci auguravamo che non finisse. Penso che la storia era già scritta da un po' di tempo, bisognava solo aspettare l'epilogo. Se qualcuno si aspetta qualcosa di particolare, non è nel mio stile, anche se penso che, ma questo lo penso intimamente, che finché le bocce e la palla cammina non è giusto parlare. Forse a fine campionato magari parleremo di quello che è successo, ma adesso è importante stare vicino alla squadra. C'è un nuovo allenatore, stare vicino a un nuovo allenatore, perché gli allenatori passano, i presidenti passano, i giocatori passano, il Palermo rimane, ricordatevelo sempre. Cioè, lascio una squadra, almeno nel mio bilancio personale, lascio una squadra che
ho detto che l'obiettivo di quest'anno era se ci riuscivamo a ripeterci, a rifare lo stesso campionato l'anno scorso, la lascio un punto dall'Europa, semifinalista di Coppa Italia, abbiamo fatto esordire tanti ragazzi, siamo la squadra più giovane d'Italia, per questo vi dovete stare vicino, che hanno dimostrato magari di avere qualche alto o basso, ma loro sono il futuro del Palermo. E poi io non sono bravo con le parole, per me è finita ragazzi, grazie, grazie di tutto, grazie di cuore. Se posso sì, basta che non esula da quello che posso dire o che voglio dire più che altro. Io lo sapevo una cosa, è ovvio che tante cose non ti hanno fatto piacere, specialmente quest'anno. C'è una differenza secondo te tra le critiche sul piano sportivo e le critiche sul piano personale che ti sono state fatte? No, anche perché onestamente un allenatore è giudicato non in base a quello che dice, ma in base a quello che fa, e quello che faccio è lì sul campo, l'ho fatto in questo anno e mezzo, sono venuto in punta di piedi, non ho chiesto niente, ho solo lavorato, poi è chiaro che è sempre il campo che parla, poi tutto il resto sono chiacchiere se porta il vento, e il campo ha detto che questa squadra, magari non ieri ma fino all'altro ieri, sia l'anno scorso che quest'anno, forse è stata una delle squadre che ha espresso il miglior calcio in Italia, indipendentemente dai giocatori, assieme ad altre squadre, e l'ha fatto sempre giocandosi la partita. Soprattutto io, ai miei giocatori ho sempre insegnato una cosa, che il risultato è importante, ma è importante lottare, perché chi non lotta c'ha già la sconfitta nel cuore, secondo me, al di là del risultato. E questo è quello che hanno cercato di fare, e sono convinto che continueranno a farlo, anche perché gli ho insegnato così. Quando te ne la critica personale, al di là di quella del calcio, ti hanno più dato fastidio? Questo non lo capisco. Ma le critiche personali danno fastidio, perché io ci tengo molto alla mia persona. Perché il discorso professionale è una cosa, il discorso umano non si può permettere a nessuno di mettere a sindacare degli orosi. Perché io posso essere un attore scarso, posso essere un attore non bravo, ma come persona mi ritengo una persona degna. La sera io mi guardo allo specchio e devo fare pace con la mia coscienza. Non sono mai sceso a compromessi e non scenderò mai a compromessi, perché non mi vedrei bene poi la sera davanti allo specchio. Posso chiedere se si aspettava tutto questo aspetto? Oggi magari c'è una piccola rappresentanza, però abbiamo visto anche dopo il fischio finale, domenica, insomma, 0-7, forse manca in Inghilterra queste cose, l'allenatore riesce tra gli applausi. Egoisticamente mi hanno fatto piacere, però mi hanno fatto anche male. Mi hanno fatto anche male perché perdi 7-0 e esci in mezzo agli applausi. Mi ha fatto male perché bastava poco perché potesse, quel poco perché quegli applausi hanno fatto sì che bastava così poco perché ci fossero applausi per tutti. Questo mi ha fatto male perché è brutto quanto ci sono magari delle frizioni, delle situazioni, oppure sentire dire che sono rimasto per la gente, e questo non va bene, perché ci va di mezzo il Palermo, uno non è che deve rimanere un posto per la gente, ci deve essere un posto perché se solo merita e sei degno di quel posto, non per la gente. C'è qualcosa che rimpiange di non aver fatto un momento, qualcosa di particolare, potrebbe tornare indietro, o sostanzialmente questo percorso insomma lo ha soddisfatto a fine? Ma sai che c'è, col senno del poi mille cose si possono fare, si possono dire, solo che io penso che anche nell'ambito della vita ognuno fa delle opere, si prodiga, e l'uomo è fallace, solo chi non opera non sbaglia, ma col senno del poi è troppo facile dirlo, cioè, è l'importante quando sei a capo di un gruppo, capo di due cose, fare delle scelte.
e le scelte sono sempre logiche e ti assumi sempre le responsabilità. Col senno di poi magari tanti errori non li avrei fatti, ma dopo è facile dirlo.